lupo penaro, sai che è il lupo penaro? Il lupo mannaro, a Gesù lo chiamavano lupo penaro. Lupo penaro. Era persone che tenevano questa malattia, diciamo questa specie di fobia, no? Inibiva questa cosa che usciva a strillare, se lamentevi. Perché poi se racconteva queste cose, che poi c'erano veri, ne erano veri, questo magari ti si butta dentro la fontana per farsi, capisci? E che si vanno a lamentino perché soffrivano, no? È una specie di malattia. E io cercando qualcosa per rinfrescarsi. Il termine lupo penaro, perché era la pena che teneva, quindi in giassonese teneva penaro. Invece, parlando sempre di lupo penaro, ormai siamo capiti, siete capiti di che si tratta, a Simonelli io non per mettere paura, perché mi sta sempre sulla corda, che poi mi viene a cercare un pomeriggio, io magari stavo solo sul balcone, qua a sdraia riposando, no? 7-8-10 Simonelli sotto un balcone, Nando, 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 che è? Che scegnogna raccontare storie. Allora, la sera, si riscono tutti quanti, come al solito, e gli racconta la storia di Lupo Penaro. Io qua dico, stai attento, che quello ci fa su Lupo Penaro tutte le notti. Guarda, io ancora tengo che scendere davanti all'occhio, non sto scherzando. Si vede che se il braccino si stringe uno con l'altro, fa coraggio. Dico, quindi se attento, non scegliete da notte perché il passo del governo si mangia e si porta via, ammozzi e si porta via. La mattina io scendo sempre presto a punta di giorno, no? Io sempre a vedere se si era fatto un po' di mareggiata. O mare buttava le pannocchie, no? Le pannocchie vive, quindi io facevo un secchio e dico io, esempio addirittura, no? E buttavo. La mattina proprio sulla battigia, sul bagnasciuga, le tracce di qualche lupo, perché la mattina la gente passava a portare spassi i cani, no? Penso qualche lupo, erano belle grosse, no? Allora mi era subito l'idea. Mi mando subito a chiamare tutti quanti, i solitunati, vieni a vedere, e voi non ci credete. Voi le cose che dico non ci credete, no? Vieni a vedere. Vedi, guarda Petra, e vedi le tracce di lupo penaro, vedi che ogni è te, vedi? Intorcinati dalla paura che facevano. Vabbè, finisce lì la storia, ci hanno creduto. Un pomeriggio vedo 3-4 femmine che vanno sotto a casa, non so voi, e madre di qualcuno di questi ragazzi, no? Mi chiamino, senti un po', scegli un po'. Non ci dormivino più. Ma che mi sei raccontato a Simonelli? Io perché? Io stante mica non ho dormito nessuno.